K10 è il nuovo smartphone prodotto da LG. Si tratta di uno smartphone davvero interessante, per cui la prima cosa che balza all'occhio è proprio il suo design. Abbiamo una curvatura dello schermo che lo rende davvero diverso dai competitor presenti nella stessa fascia di prezzo e sicuramente rappresenta una novità almeno in tema di design. Entriamo nel vivo della recensione completa di tecnologici.net. Se vi piace questo video, non scordatevi di lasciare un commento, una spolliciata o magari iscrivetevi anche al nostro canale YouTube. Non sono solito dilungarmi in aggettivi positivi quando si parla del design di uno smartphone che entra nella fascia di prezzo più economica. Invece con LG K10 mi ritrovo a dovermi smentire. La cura che è posta LG nei dettagli con il K10 è sotto gli occhi di tutti. Mi spiego meglio. Abbiamo un peso eccezionalmente distribuito, una forma ergonomica e soprattutto uno spessore davvero ridicolo. Nel punto di massimo spessore raggiungiamo gli 8,8 mm, ma poi sui bordi questo si assottiglia talmente tanto da renderlo veramente minimale. Per la breve, LG K10 monta un processore quad-core Snapdragon 410, 1,5 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, una batteria da 2300 mAh, un comparto fotografico caratterizzato da un sensore da 13 megapixel posteriormente e 5 megapixel anteriori. La diagonale è da 5.3 pollici con risoluzione HD e abbiamo Android Lollipop 5.1.1 personalizzato dall'interfaccia di LG. La sensazione è che questo smartphone sfrutti materiali economici come la plastica, ma si è assemblato in modo da trasmettere un'idea di raffinata eleganza, convincendo anche i consumatori più scettici che si può avere eleganza abbinata ad un prezzo non particolarmente esoso. Particolarmente interessante è il fatto che si può accedere alla batteria semplicemente rimuovendo la back cover in plastica. Sotto di essa troviamo lo slot per la nano SIM e per la micro SD. I tasti fisici sono invece relegati alla posizione, come siamo ormai abituati con gli smartphone LG, al centro della back cover, appena sotto alla fotocamera. La qualità estetica del dispositivo si può avvertire anche semplicemente osservandolo. Infatti abbiamo questa tecnologia 2.5D del vetro curvo che gli dona una apparenza davvero notevole. Infatti, se ci fate caso, i bordi sono estremamente arrotondati e questo gli conferisce uno spessore ancora inferiore a quello che effettivamente è dato dalla scheda tecnica. Mentre sul back cover posteriore osserviamo una trama romboidale molto elegante e che aiuta anche la presa. Al di là del mero dato estetico, sicuramente LG 4G è uno smartphone molto versatile, che può essere utilizzato anche per visualizzare filmati in Full HD senza perdere alcun fotogramma a vista d'occhio. Lo abbiamo provato con vari formati e non abbiamo rilevato alcun problema di sorta. E come potete vedere, la riproduzione è decisamente fluida e accattivante. Mi spiace, Tony. Sai che non lo farei mai, ma non ho scelta. Lui è... Grazie al chip Snapdragon 410 e alla scheda grafica contenuta in esso, possiamo dirvi che effettivamente si può giocare anche con LG K10. Con giochi più pesanti come Real Racing 3 o Asphalt 8 ovviamente abbiamo qualche piccola perdita di fotogramma, ma in realtà quello che abbiamo notato è soprattutto che ci sono alcuni dettagli che non vengono riprodotti, come ad esempio gli schizzi d'acqua oppure gli effetti di polvere. Ma in realtà, per chi non è appunto così esigente e considerato anche che spendereste molto meno rispetto ad esempio a un Galaxy S7, possiamo confermarvi che si può giocare con un buon gusto a questo smartphone. Sempre rimanendo in tema di funzionalità, parliamo della fotocamera, che è composta da un sensore da 13 megapixel che con un'apertura che può arrivare fino a 2.2. A livello di caratteristiche tecniche non c'è nulla che delude, anzi la qualità è molto buona, ma sicuramente lascia un po' perplessa l'app che troviamo in dotazione, che è davvero povera di opzioni. Non è possibile nemmeno impostare l'HDR, ossia quella tecnica che consente di scattare simultaneamente tre foto, una sovraesposta, una sottoesposta e una con la giusta esposizione, per poi sovrapporle ed ottenere degli scatti più caldi e con colori decisamente più vivaci. Inoltre manca anche la possibilità di impostare qualche opzione più manuale e quindi non c'è nulla a che vedere con l'app fotocamera degli smartphone top di gamma di LG. La qualità degli scatti non eccelle, ma si tratta comunque di buone riproduzioni. Infatti abbiamo dei colori che sono riproposti fedelmente, viziati solo da una leggera tendenza alla sottosaturazione, dovuta in parte anche alla riproduzione sul display di LG K10. Se osservate queste foto su PC, i colori risulteranno sicuramente un po' più vivi. Mentre per quanto riguarda la fotocamera frontale, segnaliamo che si può aprire fino a 2.4, un'apertura che riesce a sopperire bene in caso di mancanza di luce.
Come già anticipato, la fotocamera è senza infamia e senza lode. Si comporta sicuramente in modo onesto, ma non fa gridare al miracolo. Il sistema operativo è fermo ad Android 5.1.1, quindi l'ultima release della versione Lollipop, sicuramente la più stabile. Non so se verrà aggiornata a Marshmallow, e sicuramente se lo farà sarà solo dopo i top di gamma delle generazioni passate, ma sicuramente il vantaggio è che si tratta di una versione stabile e rodata. Questo ha un forte impatto anche sulla batteria, che come già anticipato è un'unità da 2300 mAh. Durante il nostro utilizzo abbiamo raggiunto sempre circa 4 ore e 15-20 minuti di schermo acceso, con una buonissima resa anche in termini di autonomia complessiva, intorno alle 13-14 ore giornaliere. Quello che dobbiamo segnalare è forse che il caricabatteria in dotazione da 0.85 A non è molto veloce, e quindi se vi capita di fare spesso toccate fuga vi consigliamo di comprare almeno un alimentatore un po' più potente. Se vi è capitato quindi di provare qualche smartphone LG, sicuramente riconoscerete l'interfaccia, che risulta molto comoda per quanto riguarda alcune funzionalità aggiuntive come Quick Memo per prendere appunti a schermo, oppure per il fatto che si può sbloccare lo smartphone con No Code, in pratica una serie di colpetti sullo schermo spento che vi permetteranno di sbloccarlo. Una delle mie personalizzazioni preferite è quella che riguarda invece i tasti touch anteriori, che possono essere personalizzati a proprio piacimento. Se cercate quindi stabilità e fluidità, allora l'interfaccia di LG K10 non potrà deludervi. Questo smartphone è arrivato sul mercato con un prezzo di listino poco concorrenziale, pari a 229 euro, però grazie al calo di prezzo che sta incontrando e soprattutto a una qualità molto buona dal punto di vista delle specifiche, ma anche della fluidità e delle prestazioni, si sta facendo strada anche rispetto ai migliori smartphone Android da massimo 200 euro. Attualmente si trova infatti ad un prezzo di circa 180 euro che lo rende sicuramente più attraente e accattivante per tutti i consumatori. LG K10 è quindi uno smartphone che mi ha colpito molto dal punto di vista estetico, perché è stato capace di sfruttare materiali meno nobili rendendoli comunque eleganti e donando un look decisamente accattivante ad uno smartphone economico. Le prestazioni inoltre le ho trovate adeguate alla fascia di utilizzo e non fanno sentire la mancanza di un'architettura più potente, specialmente se fate un uso più orientato ai social network oppure più casuale in termini di videogames. La nostra recensione si conclude qui. Ovviamente continuate a seguirci sempre su tecnologici.net. A presto!